Buongiorno a Don Benoni Ambarosh, direttore della Buongiorno Caritas di Roma. a voi. Benvenuto. Sappiamo che Grazie. sei indaffaratissimo, sappiamo, per cui ecco, abbiamo scritto ai nostri telespettatori che avevamo, insomma, avuto qualche problema tecnico, siamo partiti con qualche minuto di ritardo, ma chiaramente siamo felicissimi di averti con noi e sappiamo che appunto la tua agenda è molto fitta, soprattutto adesso. Sì, diciamo che il lavoro con tutta la rete Caritas è un lavoro di relazioni faccia a faccia, e questo periodo in cui le relazioni sono praticamente quasi sospese è tutto, diciamo così, raddoppiato come impegno e come ottimizzazione delle cose. Per cui il lavoro con le singole persone, con i singoli ospiti, è un po' più faticoso, perché poi tanti uffici, anche tante realtà del comune, i servizi sociali, i vari uffici anche statali sono chiusi, quindi è difficile lavorare così o Esatto. accompagnare le persone. Entrando proprio subito nel vivo anche di questa chiacchierata mattutina, nel segno della solidarietà, è capire qual è stata la risposta di Caritas Roma e che continua a essere, insomma, come risposta. Diciamo che i livelli sono tre ad oggi. Il primo livello, abbiamo fatto lo sforzo di rendere tutti i vari centri di accoglienza in qualche modo H24, cioè chiuderle, restare a casa. Ora, un centro piccolo per mamme con bambini o minori o così è più semplice. Era più difficile per gli ostelli. Via Marsala, 180 persone, sarebbe stato più difficile. Allora abbiamo fatto uno sforzo straordinario come Chiesa di portare 90 persone a Sacrofano e farne un altro ostello in più per poter trasformare tutti quanti in H24. E questo è stato il primo livello. Secondo livello, le richieste alimentari del territorio, perché la gente comincia ad avere fame, il Papa anche lo diceva, e così abbiamo creato questi 12 presidi territoriali, mini magazzini che noi alimentiamo, in modo tale che le parrocchie delle vicinanze possano venire lì a prendere delle derrate alimentari e distribuirle nella propria parrocchia. Ovviamente è per supporto alle parrocchie, perché noi diciamo sempre, noi siamo sussidiari, tutti si devono in qualche modo responsabilizzare in questa fase, non ci sono pochi che ci pensano a tutti. E qui il contagio della solidarietà, se vogliamo così, deve aumentare tanto per arrivare proprio affinché tutti ci prendiamo cura dei più deboli, diversamente ci si schiaccia. Dopo quindi questa risposta alimentare, attivando anche la tessera degli empori Covid straordinaria, per dire una cosa, solo nel mese di aprile, solo l'emporio della solidarietà della Cittadella ha distribuito 30 tonnellate di cibo, senza calcolare tutte le altre, insomma. Quindi c'è un aumento notevole. Il terzo passetto che abbiamo fatto, provato a fare, è mettere su una piccola attenzione, piccolo fondo anticrisi, cioè per aiutare le persone che non hanno niente a pagarsi o una piccola bolletta, o una piccola spesa sanitaria, o un affitto, perché rischiano, se no, di essere sfrattate e così via. E stiamo lavorando molto anche a capire quali sono i diritti in questo periodo. Perché prima di dare per elemosina bisogna trovare i diritti. E nella selva dei decreti legislativi, statali, regionali, comunali, bisogna fare chiarezza. E quindi stiamo lentamente, lentamente mettendo su tutta una serie di informazioni e di formazioni per capire e metterli a servizio degli operatori pastorali della carità, per capire quali sono i diritti. Dove poi non ci sono diritti, proviamo ad aggiungere un pezzo in più della carità o dell'elemosina, se vogliamo. Ecco, quindi la vostra è stata una risposta subito pronta. Addirittura come dati io ho un aumento di richieste alimentari di ben 20.000 nuove richieste, 20.000 nuove unità in 2 mesi, quindi un dato molto forte, molto significativo. Questo numero è altamente sottostimato, ovviamente.
perché dal territorio non abbiamo ancora raccolto tutte le informazioni. Però ecco, per dire, mi è arrivata l'altro giorno una informazione, una parrocchia di Roma, ogni santi, solo una mattinata, oltre al normale sostegno alle famiglie, ha aiutato 100 nuclei familiari in più. Solo una parrocchia, solo una mattinata, che loro normalmente hanno la metà delle persone. Quindi, per dire, i 20.000 sono una stima molto sottovalutata di quello che abbiamo raccolto Ecco, finora. possiamo dare anche altri numeri? Cioè, voi avete oltre 100 mense in giro per appunto la città, 5 empori, insomma, lo Stalo della Carità nella zona Termini, insomma, tanto, una rete veramente molto estesa. Quindi ci sono anche altri numeri che lei ci vuole dare un po' per far emergere un po' la fotografia di questa solidarietà nella città di Roma? Sì, diciamo che io con i numeri a volte mi sento un imbarazzo, perché più i numeri sono alti, più sembra che contiamo qualcosa. In realtà i numeri sono molto alti, è vero, però poi io dico, se anche fosse una persona in più che è arrivata presso i presidi territoriali, parrocchiali o diocesani che sia, a chiedere aiuto, a tendere la mano, è un'umiliazione per le persone. Quindi dire 20.000 mi trovo in difficoltà, perché penso alle 20.000 persone, so che sono molte di più. Dire che sono aumentati i numeri alle mense della Caritas diocesana, sì, lo facciamo presto, però poi io penso alle persone che un giorno dicono: oggi devo andare a mangiare alla Caritas. Questo sono dei, se vogliamo così, delle ferite nelle persone. Che io tutte le volte dico ai collaboratori, e lo dico anche adesso, la carità deve fare molta attenzione a non umiliare le persone, a mantenere la loro dignità. Ecco perché di solito facciamo fatica a dare anche nomi o volti concreti, proprio per custodire. Allora sì, i numeri sono molto alti e ci stanno chiamando tantissime comunità anche etniche. Ci stanno chiamando singole persone, tanti anziani e così via, tanta gente che dice: non ho più una lira, un euro per fare la spesa. Io questo voglio dire, ecco, al di là di numeri, per favore, tutti quanti dobbiamo renderci conto, a partire dalla porta accanto, che anche lì dove sembrano situazioni insospettabili, c'è il rischio che ci siano drammi di umiliazione delle persone schiacciate dalla paura di non farcela. E faccio appello per questo, a dire: tutti dobbiamo fare qualcosa. Non è il tempo questo di elemosina. Questo è un tempo di condivisione forte di ciò che ho, perché qualcuno non ha niente. Quindi un tempo improntato sulla solidarietà. Sì, la mia domanda chiaramente era perché anche questa settimana, insomma, abbiamo parlato sempre di solidarietà, di terzo settore e di welfare insieme a Lidia Borzì. Quindi continuiamo a parlare di solidarietà con lei proprio per capire anche che incisione ha avuto questa emergenza sulla società e sulla città di Roma. Una città che ricordiamo è sempre stata molto solidale, però che chiaramente ha un'ampia gamma, ecco, di fasce sociali, di realtà che poi magari, come diceva lei, famiglie medie che magari riuscivano ad arrivare a fine mese più o meno, insomma, bene, adesso invece magari immagino che abbiano dei grossi problemi. Allora, vi do qualche esempio. Non sono quantificabili le persone che lavoravano nelle famiglie per fare le pulizie in nero, ma senza, quindi lavorando in nero, non hanno avuto accesso né ai 600 euro, né a cassa integrazione, niente. Non sono quantificabili i lavapiatti nei vari ristoranti, nei vari bar. Non sono quantificabili le badanti o i badanti che stavano nelle famiglie. Non sono quantificabili coloro che vivevano a giornata, che si accampavano presso i depositi di materiali edili e lavoravano a giornata. Non sono quantificabili le persone, i braccianti, se vogliamo così, che
non sono quantificabili coloro che ci vendevano le rose, i piccoli oggettini ai semafori, nei ristoranti, così. Ecco, questo tipo di esercito di persone, non sono quantificabili coloro che lavoravano un pochettino arrangiandosi nelle piscine, nelle palestre, gli istruttori di nuoto, di... e così via, no? Non sono quantificabili, però ci stanno arrivando le telefonate in maniera sommessa, e quando proviamo a dire, ma ha sentito la parrocchia più vicino? Dicono, per favore non mi fate andare nella parrocchia, perché mi conoscono, mi vergogno. Ho capito. Ecco perché dico, sì, potremmo anche sparare i numeri, ma non sono quantificabili veramente. Allora, Don Ben, arriva un commento di una nostra ascoltatrice che dice: ferite troppo profonde che sfrecciano la dignità. Si devono aprire le case ad un aggiungi un posto a tavola? Questo renderebbe meno umiliante la carità rispetto a una mensa Caritas? Ma come si fa in questa pandemia? Lei ci chiede. Sembra non ci sia una vera e propria soluzione, cioè nel senso la solidarietà di apertura, però poi il fatto del distanziamento sociale. Come riusciamo a conciliare le due cose? Allora, io lo dico anche qui, come si può fare? Ci sta una grande fantasia della carità, come ci richiama Papa Francesco. Sì, io posso invitare dentro casa mia, oppure posso fare in modo tale da dire, guarda, tu ti occupi in qualche modo, c'è questa rete che si occupa delle persone che si sono impoverite, sono fragili, vulnerabili. Io in maniera discreta, nascosta, ti dico, condivido ciò che ho con te perché tu lo possa dare alle persone. Cioè la discrezione della carità. Ecco, in questi giorni, guardate, ho dato un'occhiata ad un certo punto all'elenco delle donazioni che ci sono arrivate, no? Finanziarie per la Caritas diocesana, e vedere che qualcuno mi ha messo lì dentro 5 euro dicendo per spesa alimentare per le famiglie, qualcuno che mette 10 euro, 25. La cosa che mi ha colpito, una persona ci ha dato, per esempio, 6,50 euro. Mi sembrava veramente lo spicciolo della vedova, e mi ha commosso questo, perché la causale era per le famiglie povere. Quindi questo, per esempio, si può fare. Oppure posso fare una spesa alimentare e come in molti condomini si è sviluppato, no? Se hai, lascia, se non ne hai, prendi. Oppure portarlo in parrocchia, perché in parrocchia c'è il cesto della carità in molte chiese davanti all'altare, per cui qualcuno lascia, qualcuno prende. O qualcuno, ripeto, che ecco, mi è arrivata una telefonata l'altro giorno di una persona, mi ha detto: Don Ben, se voi volete, pensate di aiutare le persone con un po' di liquidità che hanno perso il lavoro, no, soprattutto, io sono disposto a dare il 10% del mio stipendio per 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, e quel 10% eventualmente voi lo date ad un padre o una madre di famiglia. Dice: non voglio sapere a chi. Per dire, no? La fantasia della carità qui è veramente enorme. Quindi solidarietà e condivisione. Ecco, queste sono, sì, un po' le nostre parole d'ordine. Solidarietà, condivisione, e non è il tempo delle briciole, lo dico con forza. Qui bisogna... mi attanaglia questa immagine. Un padre di famiglia non si siede a tavola adesso, cioè normalmente non si siede a tavola se non c'è garanzia che il cibo c'è per tutti i figli. Gira attorno alla tavola perché i figli prima possano mangiare i figli, poi quando mangiano i figli mangiano. In quest'ottica siamo tutti padri e madri di famiglia verso i piccoli di questa città, e tutti potenzialmente ci dobbiamo cominciare a preoccupare in quest'ottica qui. Senti, Don Ben, voi, cioè, come Caritas arrivate anche un po' dove di solito nessuno un po' arriva, ecco, coprite veramente tutte le aree della carità, no? Oltre ai senza tetto, senza fissa dimora, ecco, anche i rom, diciamo nei campi rom siete arrivati a portare derrate alimentari che insomma sono un po' ai margini, no? Di questa città e della società. Sì, il coordinamento rom che ha messo su Monsignor Palmieri, che si vede regolarmente, condividono, che abbiamo organizzato. Abbiamo partecipato ovviamente come Caritas un po' con delle derrate alimentari raccolti, un po' con spese straordinarie fatte e così via.
Nei campi rom ci abbiamo una bomba sociale anche, ovviamente, perché poi questi bambini, non essendoci la scuola, non hanno connessioni internet, quindi sono stati tagliati fuori totalmente dalla scuola. Non ci sono le condizioni, sono denutriti. Ecco, ieri ho autorizzato una spesa straordinaria di prodotti per l'infanzia, perché scarseggiano un po' questi prodotti, anche nella raccolta alimentare che abbiamo. I prodotti per l'infanzia un po' scarseggiano, però stiamo provando a fare la nostra parte. Io lo dico a tutti quanti, lo dico a me stesso, lo dico alle istituzioni: noi siamo sussidiari alle istituzioni. Le istituzioni devono prendere in mano e sentire loro questo compito. Ecco, Noi faremo la ricordiamo, nostra parte, certo. ecco, voi avete appunto, come dicevamo, una grandissima rete, mense, centri di ascolto. So che voi avete messo anche in atto un aiuto per chi vuole chiedere un contributo dell'affitto, giusto? Per la casa. No, Per l'acquisto? per l'affitto, affitto della casa. Quindi aiutate, diciamo, e seguite. Le varie persone all'interno dei centri sempre della Caritas per chi chiede il contributo dell'affitto. Aspetta che forse non riesco a sentire. Mi devo Ecco. mettere le cuffie. Vabbè, Un secondo, comunque, scusate, l'inconveniente. prego, prego, guarda, non ti preoccupare. Nel frattempo noi ricordiamo, questo è il bello della diretta, poi anche ricordiamo che attraverso ripeto, i vostri canali, il sito internet di Caritas Roma, i centri di ascolto che sono presenti nelle parrocchie, insomma, in quasi tutte, la stragrande maggioranza delle parrocchie di Roma, nelle mense, insomma, c'è una rete talmente tanto grande che chi vuole può portare, come dicevi tu, derrate alimentari, ma anche trovare un aiuto. Tra questi aiuti c'è anche quello di seguire le persone che magari chiedono un contributo dell'affitto per la casa, perché ricordiamo che non tutti sono proprietari, c'è chi ha l'affitto e chi magari non ha lavorato per questi mesi, magari si trova in difficoltà anche per il discorso della casa, giusto? Sì, noi stiamo provando come un cerotto sociale questa cosa, cioè per chi veramente non ha niente e non riesce a pagare l'affitto e rischia lo sfratto. Come segno lo stiamo provando, ovviamente voi immaginatevi questa città enorme con tutti i problemi che ha, sarebbe come dire, una somma spropositata riuscire a sopperire a tutte. Quello che facciamo è poca roba, insomma, perché il fondo stanziato una settimana fa è arrivato, non dico a metà, ma quasi. E quindi va bene questo, va bene alimentare il fondo con offerte, raccolte. Ancora meglio sarebbe se tutta la cittadinanza, chi avesse una proprietà, una casa in affitto, che ha dato in affitto, avesse questo tipo di attenzione, andare dall'inquilino a dire: questo mese come sei messo? Questi mesi come sei messo? Bene, ti faccio lo sconto del 50% tra di noi così. Questo sarebbe ancora meglio, perché Nell'indiscrezione. salverebbe ancora di più la dignità delle persone. Mentre un altro capitolo molto importante è quello legato al gioco d'azzardo, perché come Caritas Roma voi siete all'interno della consulta antiusura, da tanti anni portate avanti, diciamo, delle campagne contro il gioco d'azzardo, che ricordiamo è una grandissima piaga nel nostro paese, e so che avevate scritto questa lettera a Conte perché nella fase 2 sembrava che si ripartisse, insomma, anche il discorso legato alle scommesse, invece proprio ieri è arrivato il dietrofront dell'Agenzia delle Dogane. Ecco, vogliamo parlare anche di questo? Sì, ho accolto con molto piacere questo segnale dell'Agenzia delle Entrate. È chiaro che mi sembra più che altro una moratoria, però rimandare, spostare un po' più in là l'apertura è già buono. In Ecco, realtà qui ma ci vorrà. la cosa importante è, ecco, che cosa avete scritto a Conte? Voi avete scritto proprio al Premier chiedendo palesemente un aiuto per frenare questo aspetto, perché se no, insomma, si rischia di cadere ancora di più nella povertà. Abbiamo chiesto a Conte di fare bene bene i conti, e cioè
non può essere che la fase 2 comincia subito con la riapertura di queste sale, come se quelle fossero sicure, per la prima cosa. La seconda, provare a ragionare ulteriormente come Stato, come Governo, che questi fondi facili che lo Stato potrebbe incassare con la riapertura di questa industria dell'azzardo, che è iniqua, sono soldi un po' sporchi, e di provare a vedere se lo scatto e l'orgoglio dell'Italia, di questi sacrifici, di questa ripresa, possono essere ripensati anche su questo aspetto qui. Cioè, è proprio impossibile immaginarci che lo Stato non ha bisogno di questi fondi? È possibile immaginarci e sognare un mondo diverso, libero dall'azzardo, libero dalle armi? È proprio possibile fare sogni grossi? Perché bisogna sognare in grande. Bisogna sognare in grande qui. È come se tassassimo, che ne so, la vendita della droga. Si raccoglie un bel gruzzoletto, ma sono soldi sporchi. Altrettanto è l'azzardo. Cioè, perché calca sulla fragilità delle persone. E abbiamo chiesto a Conte di pensare alle persone fragili nella valutazione delle cose, e non alla macchina della rimessa in funzione di un apparato, di un'industria. Soprattutto adesso, insomma, in questo momento in cui appunto queste fragilità, come dicevamo, aumentano ancora di più. Don Ben, c'è sempre Anna che ci manda un'altra domanda. Quanto può essere evangelizzatrice una preghiera sostitutiva dalla carità? O la preghiera è solo orante e va comunque accanto all'attivismo caritatevole? Vorrei anche più apertura dei palazzi conventuali. Lei dice, scusate se mi permetto, insomma, però comunque di un'apertura maggiore, ecco, da questo punto di vista. E poi Ilaria invece dice, sarebbe importante che qualcosa che abbiamo imparato e sperimentato in questo periodo restasse per il futuro. Ecco, secondo te può rimanere, ecco, questo in futuro? Cioè, ci ricorderemo di questo momento? Ma diciamo che mi apre tre scenari grossi, che per poter rispondere è un po' difficile così in breve. L'Eucaristia per me in qualche modo ha due parti. C'è il movimento ascendente, in cui ci raduniamo tutti a celebrare, purtroppo in questo periodo non riusciamo a fare questo, ci raduniamo a celebrare l'Eucaristia portando tutto il popolo di Dio e tutto il mondo davanti al Padre, che Lui ci nutre con il pane, ma poi la liturgia ci porta in una dimensione discendente. Cioè, quando si dice la messa è finita, andate in pace, inizia l'altra liturgia discendente, cioè come questo fiume dal libro del profeta Ezechiele, no? Che esce dal tempio e feconda tutto. Non c'è una contrapposizione tra liturgia e carità, tra attivismo e misticismo. Sono due cose, cioè due facce della stessa medaglia. A me la contrapposizione non piace, non potrei nemmeno viverla, io non potrei servire i poveri senza la dimensione mistica, ma anche la mistica non riuscirei a viverla senza la dimensione concreta. Don Tonino Bello diceva ad un certo punto che quando si dice normalmente la messa è finita, andate in pace, tutti dicono rendiamo grazie a Dio, ci vediamo la prossima settimana. E Don Tonino dice, in realtà bisognerebbe dire un'altra cosa: la pace è finita, andate a messa, cioè adesso comincia la vostra messa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che aggiungo, io speriamo tutti che il Signore tocchi il cuore a ciascuno di noi, a renderci più consapevoli, come dice il Papa, che siamo tutti nella stessa barca. E qui bisogna rimboccarsi le maniche in uno sforzo straordinario e nuovo, incluse tutte le realtà, dal non battezzato ai battezzati, a quelli che hanno ministeri, servizi pastorali, ecclesiali, tutti. Però ecco, prego e spero che il Signore tocchi il cuore a ciascuno di noi, perché solo un cambiamento di cuore qui porterà frutti veri, non il buon proposito.
nella contrapposizione tra noi cristiani questo ci aiuta. No? Ecco, stiamo quasi in conclusione. Io volevo chiederti, di tutto questo periodo, qual è l'aspetto che ti colpisce di più? Cioè, c'è anche un'immagine che ci vuoi lasciare di qualche situazione che hai vissuto personalmente, magari anche in una parrocchia? Sì, ci sono due immagini. La prima immagine è che in questo periodo la liturgia ci sta accompagnando, che non c'è solo il pane che nutre il corpo che ci serve, e il pane della vita ci serve a tutti. Cioè ricordiamoci che è il Signore che nutre il cuore, perché noi abbiamo innanzitutto il cuore affamato e poi il corpo affamato. Non bisogna nutrire soltanto il corpo, o viceversa nutriamo lo spirito perché il corpo non è. C'è questa cosa. Ieri ha chiamato la segreteria della direzione, diciamo così, è stata contattata da una persona anziana, e noi pensiamo di solito che ci chiedono un aiuto materiale, no? Ha detto no, guardi, io volevo parlare di cose dello spirito, voglio parlare con un prete. Io non ero a disposizione, così via, e mi hanno detto, ma ha provato a rivolgersi alla parrocchia? No, è che ho bisogno di un'altra cosa, non i preti lì vicino, ma perché? Perché non li conosco, e non li conosco, ma non ci conosceva nemmeno a noi. Che cosa voglio dire con questo esempio? Le persone hanno bisogno di nutrire il cuore e il corpo, e quindi questo bisogna che lo teniamo fortemente netto, chiaro. L'altra cosa che mi colpisce è che tanta gente ci ha telefonato a dire diteci cosa possiamo fare, diteci cosa possiamo fare. C'è il buon cuore delle persone. Ecco, se riuscissimo lentamente a far vibrare questo buon cuore del popolo di Dio, e magari ci sentiamo meno sopraffatti. E qui servono, ripeto, sì, decisioni del governo, istituzionali, va benissimo, ma soltanto una prossimità radicale ci salverà. Ecco, ultimissima cosa, se tu vuoi lanciare un appello chiaramente alle istituzioni, ma di nuovo ai cittadini, di che cosa serve, l'hai già detto nel corso dell'intervista, però se possiamo, diciamo, chiudere questa nostra chiacchierata proprio ricordando la vostra presenza nelle parrocchie, ma anche, come dire, uno stimolo ai cittadini. Tu hai parlato di creatività della carità, hai parlato insomma di discrezione, no? Però che cosa possono fare materialmente, se lo puoi ricordare, e soprattutto ricordare quali sono i vostri canali? Allora, c'è la grande ricchezza della rete delle parrocchie, quindi invito tutti, coloro che sentono di poter dare qualcosa in termini di energie umane o di beni materiali, alimentari e così via, di rivolgersi direttamente alle parrocchie del proprio quartiere, anche se non le conoscono per niente. Se hanno bisogno di aiuto, anche le parrocchie del quartiere sono una rete formidabile, bella. Sono proprio, da questo punto di vista, consolata. Chiunque poi, in questa fase, sente di avere delle cose da condividere, anche materiali, finanziari, e c'è la rete ecclesiale, della Caritas, delle Caritas parrocchiali, che sono in collaborazione con tutte le realtà, diciamo, territoriali, che può essere sostenuta bene. E se le persone vogliono maggiori informazioni sulle iniziative, sulla direzione da avere e così via, ecco, la diocesi di Roma, e anche attraverso i social, diciamo, pure della Caritas, ogni tanto mettiamo le pillole di riflessione o le direzioni verso le quali bisogna andare, perché bisogna avere anche le idee chiare. E siamo a disposizione per qualsiasi cosa, chiunque volesse sintonizzarsi con noi, o chiunque anche avesse bisogno, in qualche modo, se soprattutto c'è qualcuno che dice io non so a chi rivolgermi, siamo in qualche modo a disposizione.
per dare delle risposte, risposte non solo materiali, ma come hai detto anche, diciamo, spirituali a questa necessità di carità, ecco, in un momento così di emergenza, in un momento di fragilità. Però ecco, è bello ricordare questa immagine che ci hai dato, insomma, di una rete della solidarietà anche e della carità in maniera discreta. Ti ringrazio appunto Don Benoni Ambaroš per essere stato con noi e averci dato un po' del suo tempo, ti abbiamo rubato un po' alle tue varie attività e ricordiamo appunto la disponibilità sempre della Caritas. Grazie mille e buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro a tutti voi. Grazie. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, continuate a seguirci perché la prossima settimana parleremo invece di mamme. Arrivederci.